oggi inizierà qualcosa di nuovo, qualcosa che forse dovete saper gestire, e per questo date spazio al Signore e programmate anche quelle cose belle che volete portare avanti, quegli atteggiamenti, quei piccoli momenti da dire: questo è nostro, questo lo viviamo per noi, questo lo offriamo al Signore, lo facciamo per quelli che ci stanno accanto. E allora davvero il Signore vi accompagna, e io, essendo il primo matrimonio, non posso che assolutamente continuare la preghiera per voi e accompagnare, come penso che faranno tutte le persone qui presenti. Spazio al Signore della vostra vita. E allora davvero vi auguro tutto quello che si può augurare: un matrimonio, una vita feconda, una vita che porti vita, ma soprattutto che questo giorno, questo amore sia sempre questo, e ogni giorno tra voi sia sempre come il primo, l'ultimo e l'unico.